Stasera riparte la Champions League con l'andata degli ottavi di finale. In campo Bayer Leverkusen, Barcellona, Lione, Apoel Nicosia. La prima squadra italiana impegnata è il Milan, che domani sera a San Siro affronta gli inglesi dell'Arsenal. Sarebbe importante fare meglio dell'anno scorso in Champions, ma questo non ci deve condizionare a livello psicologico, ha detto l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia. Serve grande attenzione, soprattutto in difesa, ha aggiunto il tecnico, che recupera Pato e Kevin Prince-Boateng, ma come ha precisato lo stesso Allegri, nessuno dei due ha 90 minuti nelle gambe. Di sicuro sarà titolare Zlatan Ibrahimovic. Deve essere sereno, non deve farsi ossessionare dalla Champions, ha sottolineato Allegri. È in buone condizioni fisiche e mentali, farà una grande partita. Sono 4 anni che i rossoneri, il cui ultimo successo in Champions risale al 2007, sono eliminati agli ottavi sempre da squadre di Premier League, ma Allegri si è mostrato sereno. Non abbiamo alcun complesso di inferiorità nei confronti degli inglesi, è solo una questione di tecnica e tattica, ha chiarito l'allenatore rossonero, che dovrà fare attenzione a Thierry Henry alla sua ultima partita con i Gunners. Ha già lasciato una buona impressione nella sua ultima partita in Premier, quindi speriamo che domani, ha aggiunto, se si sbaglia l'andata in casa rischiamo seriamente di essere eliminati, ha detto da parte sua Thiago Silva. Contro l'Udinese, ha precisato, abbiamo conquistato 3 punti fondamentali per il campionato, giocando un ottimo secondo tempo, ma domani dobbiamo sbagliare il meno possibile.